Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento di Enradio Alveare Place collegata alla Quara News Fest. Un saluto a tutti da me, Arturo e Giorgia, un saluto a Nicola e un saluto ad Enza. Ciao. Dunque, i nostri ascoltatori, come dice Arturo, questo è il secondo appuntamento ed è un appuntamento come tutti gli altri, serve a presentare, a far conoscere al nostro pubblico i partecipanti al nostro contest musicale. È la nostra seconda, vedremo più da vicino tre dei nostri finalisti. Come saprete, ma ve lo ripetiamo, una giuria popolare ha espresso il suo voto e ha fatto sì che 10 finalisti più uno, ma questo semmai lo spiegheremo meglio dopo, comunque questo numero di finalisti partecipano alla seconda fase. Questa seconda fase prevede una valutazione di una giuria di esperti da cui poi uscirà la band o il gruppo, il concorrente vincitore. Questa sera quindi abbiamo tre gruppi partecipanti che servono, che sono qui e sono a nostra disposizione per farsi conoscere, per vedere come si sono formate le loro storie artistiche e quant'altro. Passerei la parola a Denza che ci indica questi tre concorrenti. Sì, ciao a tutti. Stasera conosceremo l'ultimo dei miei cari, conosceremo Stona e conosceremo i Megaride. Il primo che conosceremo sarà l'ultimo dei miei cari, che credo sia già in onda. Sì, lo facciamo subito entrare. Buonasera. Ciao, benvenuto. Ciao. Mi sente bene il mio audio? Credo di sì. Sì, perfetto. Okay. Allora chi... è il primo, anche se si chiama l'ultimo, però è un gruppo che in qualche modo ci tocca anche da vicino, perché abbiamo letto che sono di Rocca d'Aspide e di Pisa. Adesso ci diranno magari meglio le combinazioni tra i vari componenti. Dovrebbero essere un gruppo in cui un componente Giuseppe Cammarota, che penso sia tra i presenti qua in diretta, e passerei a lui la parola per presentarci i componenti del gruppo. Ok, grazie mille. Allora, io sono Giuseppe e ho questo progetto musicale che si chiama L'ultimo dei miei cari, che è un progetto cantautoriale principalmente indie pop. È una formazione cantautoriale da 4 persone, cioè nel senso siamo io, che sono il cantante e il chitarrista, Alessandro, lui. Io sono il batterista. Poi ci sono altre 2 persone che non sono presenti perché per motivi legati al Covid, un po' per lavoro, un po' un casino. Però non sono neanche qui in zona, perché sono una persona di Pisa e un'altra invece della Calabria. E noi abbiamo scritto Rocca d'Aspide e Pisa perché noi due siamo di Rocca d'Aspide e gli altri membri li abbiamo conosciuti a Pisa per l'università, che studiando lì ci siamo trasferiti a Pisa. E quindi abbiamo formato questo progetto, che è freschissimo, circa un anno fa. E questo progetto nasce dalle radici di una vecchia band in cui suonavo io e Alessandro, chiamata DNA, che abbiamo suonato spesso anche a Quara. È un progetto che abbiamo voluto creare per, diciamo, aggiornarci allo stile musicale di adesso, quindi facciamo un genere indie pop, quindi più leggero, una cosa un po' particolare, poi capiremo il perché. Infatti ce li ricordiamo i DNA da Quara, ci ricordiamo che erano una bella band tosta, quindi vabbè, diciamo che forse c'è stato un piccolo cambiamento di prospettive musicali, ma lo approfondiremo dopo. Una piccola curiosità, ma come è venuto fuori il nome di L'ultimo dei miei cari? Allora, il nome è nato così
per gioco nel senso che eravamo in un parco, io e lui, una notte, erano tipo le 3 di notte con un cane di un nostro amico e stavamo parlando di questo progetto sempre a Pisa ed era un periodo un po' particolare, si scrivevano teste di rotture, si parlava di amore, malinconia e quindi ho detto perché non dare un nome malinconico, nel senso l'ultimo dei miei cari, cioè l'ultima di una personalità, l'ultima di un'essenza. Mi sono immaginato all'interno di una persona con più personalità. E l'unica personalità, quella di spicco, la migliore era quella appunto legata alla musica. Quindi ho detto l'ultimo dei miei cari, mi è venuta questa sorta di flash e ho voluto creare questo nome. Dobbiamo dire che ha funzionato perché è un nome che si ricorda, ricorda altre cose tipo l'ultimo dei Moicani, cose del genere, però è azzeccato perché uno non può non può dimenticare un nome del genere. Sì, DNA effettivamente era un po' più anonimo, c'era tra l'altro, mi ricordo, negli Leva, anni diciamo, 80. nella merita di cose che si trovano sul web. Sì, no, ma DNA era un gruppo che nemmeno fece tanto furore, credo fosse americano, si chiamavano DNA, ma di cui pochissimi si ricordano, quindi avete fatto benissimo a cambiare nome, secondo me. Non so se Enzo vuole aggiungere qualcosa, o Giorgia, vedo Io Giorgia. ascoltandovi ho notato che c'è un mix di romanticismo e spensieratezza. Voi Sì. avete detto di aver cambiato un po' il vostro genere musicale, vi siete avvicinati sicuramente a quello che oggi ascoltano, soprattutto la vostra generazione, ma tutti in generale, quello che si ascolta di più. A chi vi ispirate, che musica ascoltavate e quale ascoltate adesso? Allora, diciamo che quando io stesso stavo nel gruppo di prima nei DNA, ascoltavo più un genere, nel senso il classico rock anni 70, quali Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, la musica quella veramente forte, che tuttora ascolto, perché penso che comunque la musica venga da quel periodo lì e diciamo che loro hanno dato le basi per quello che poi adesso ascoltiamo. Però diciamo che questo progetto si è ispirato tanto da vari miei ascolti, sia a cantautori di una volta, ma soprattutto diciamo a cantautori recenti, quali tipo Bruno Risas, Tommaso Paradiso dei Giornalisti, Gazzella. Gazzella, che sono tutti comunque dei cantautori che si ispirano a loro volta al cantautorato italiano degli anni 70, quali Battisti e altri nomi comunque importanti. E secondo me, diciamo che quello che mi trasmette di più, se devo parlare di musica attuale, mi piace ascoltare tantissimo la musica dei giornalisti, non so se conoscete e se vi piacciono. Sì, certo. È un fenomeno, insomma, molto difficile dei giornalisti che purtroppo si sono sciolti. Sciolti, sì. Loro diciamo che hanno portato in Italia nel 2014 circa il primo fenomeno di indie italiano, cioè la musica alternativa, quella un po' diversa da quella che si ascoltava in radio, l'hanno portata loro. Poi di seguito Calcutta e tutti gli altri dello stesso filone, dello stesso genere. Anche se già in passato veniva portata in Italia dai Subsonica, un po' di musica alternativa. Marrene Canza. Marlene Kunze e altri nomi comunque di questo tipo, i Baustella ad esempio. A me Poi piace l'indie. molto Poets del genere. Anche se c'è da dire che ormai l'indie, cioè, nasce come musica alternativa, ma alla fine si è omologata a quello che era la musica pop che andava in radio. Alla fine l'indie è diventato quasi una sorta di pop 2.0. Sì, sicuramente. E in questo periodo vi ha ispirato, Ci siamo messi a fare della immagino. musica più leggera, quindi non ho capito perché non. Questo periodo di quarantena, insomma, vi ha ispirato, avete lavorato, immagino che avete prodotto Diciamo che è uscita, tanto. il pezzo che è uscito Espresso, che ufficialmente il 31 di luglio, l'ho scritto appunto in quarantena e ho voluto immaginare, diciamo, una sorta di relazione amorosa. Cioè, io l'ho immaginato su delle persone, però diciamo anche una persona chiusa in casa ha potuto provare dei sentimenti strani, quasi come Rivedersi. bravo, di rivedersi all'interno della canzone, nel senso che trovarsi chiusi in casa per 2 mesi, 3 mesi non è stato facile e quindi diciamo uno poteva provare dei sentimenti di tristezza, malinconia, quali si provano anche in una fine di una relazione amorosa, per fare un esempio. Poi a me piace scrivere i testi in modo molto, cioè senza dare troppi riferimenti, in modo che chiunque possa rispecchiarsi all'interno. È una cosa secondo me bella quando trovi una persona di qualsiasi età, dal ragazzino di 12 anni all'uomo più maturo di 50 che riesce a rispecchiare nei tuoi testi, ecco. Sì, ma infatti quello che c'è all'interno dei testi, almeno quello che ho notato io, della musica e la spensieratezza, nel senso che sono tutte melodie
risuona, tu canticchi, canti, però poi c'è anche un romanticismo di base, una Sì. spensieratezza, Beh, si diciamo che affrontano. abbiamo Sì. voluto dare anche l'effetto, quello, un effetto diciamo ad inganno, nel senso che i testi sono molto malinconici e tristi, ma la musica è molto forte e felice, cantata in modo spensierato, così una persona, diciamo, anche se sta andando al mare in macchina, può ascoltare un testo che parla di una fine di una relazione che è molto triste e la vive in modo leggero. Questa è una cosa Sì. Sì. molto interessante. Sì. Come Voi potete l'ultimo. farci ascoltare qualcosa? Sì, certo. Una versione mezza acustica, perché qui siamo un po' Sì. così, però. Non so se. A parte che non so se lo sentirà. Facciamo una versione un po' unplugged di Espresso. Ok. Vesti bene, lo sai, non ti serve il mio gusto per dire addio. Sai che c'è, ci riprovo ancora. Mi cerchi ogni volta che manca qualcosa. Apri il tuo cuore a tutte le mie paure. Vorrei farle entrare e non farle uscire più. Sabato sera che ti fisso nell'angolo in quella piccola foto di noi. E se un giorno il sorriso ti chiederà un caffè, negherà con me. Ho versato il tuo nome nel mio espresso. Come zucchero, per sentirmi meno solo, ho deciso di cantare e tu cambi mai. Ricordati qualcosa di me, cosa di me, sì, qualcosa di me, nel vino, nel fumo, ma qualcosa di del pezzo, quella è molto elettronica. Ecco. Bella. Non so se rende al Va bene. massimo, perché quella originale è molto più forte, più elettronica, uno stile diverso, però l'unplugged, diciamo, non ci dispiace. Guarda, la mia idea in realtà è che sì, io ascolto, sì, io non sono una musicista, innanzitutto, forse sono l'unica, non ho un orecchio molto musicale, insomma. Però la cosa che mi piace tantissimo, è bellissimo sentire in acustico un artista, qualsiasi genere, perché è bello proprio la relazione con il pubblico. Adesso il problema che si è creato quest'anno è sicuramente il fatto che non possiamo incontrarci, non possiamo vederci, Sì.
L'anno scorso c'era un'atmosfera bellissima, perché c'era l'incontro di tutti questi gruppi, tutti questi musicisti, la passione che si viveva, insomma. La distanza, però, nonostante questo, è bello sentirvi suonare tutti, insomma, una chitarra, questa è la versione, diciamo, vergine, originale della canzone, come è nata, perché è nata in questo modo. Cioè, io vado in studio con i pezzi scritti chitarra e voce, poi magari mi faccio accompagnare un po' da lui con un po' il caon, con lo strumento che c'ha sotto. Adesso qua non si vede, però in realtà... Questo qui. Però, diciamo, poi... Questa è la versione, diciamo, originale della canzone, che così nascono le canzoni. Che noi lavoriamo con la chitarra e con questo mezzo qui, che è una piccola tastierina per creare le basi elettroniche. E poi vado con gli altri ragazzi in studio e lavoriamo al resto. Però nascono in questo modo. Datemi un progetto molto giovane, sì. Come si evolverà? Cioè, qual è la vostra idea? Cioè, Allora, è uscito il primo singolo il 14 febbraio, Lacrime di Sale, che poi, tra l'altro, non mi aspettavo, ha avuto un successo assurdo su Spotify, ha toccato quasi 17.000 ascolti, c'ha quasi 4.000 ascoltatori fissi al mese, quindi è un numero molto interessante. Sì. E quest'altro è uscito il 31 luglio e sta andando ancora meglio. E vogliamo stiamo lavorando a 6 singoli, vogliamo far uscire questi 6 singoli ogni 2 mesi e mezzo, circa 3 mesi. Poi stiamo avendo un contatto con un collettivo musicale sempre a Pisa, chiamato Amazzonia Dischi, che ci vuole produrre un disco, e quindi vorremmo fare questo disco per l'autunno del 2021 e portarlo un po' in tour per tutta l'Italia. Questa è la nostra idea. Ed è nato quasi così per arrotondare un po' qualcosa durante gli studi universitari, un po' tra i lavoretti che si fanno all'università. E poi non mi aspettavo tutti questi numeri che sono arrivati dal dopo il primo pezzo, e quindi mi hanno iniziato a contattare un sacco di persone, un sacco di che vogliono fare altri feat. Cioè, diciamo che c'è tanto dietro, quindi sono molto contento. Bene, benissimo. E possiamo vederlo il video di Lacrime di Sale? Se assurdo... su YouTube, non so se avete accesso voi. Sì, abbiamo il video. Però poi vi racconto com'è andato questo video. Sì. Ok, raccontacelo nel frattempo. Raccontacelo, vai. È un video particolare perché è fatto, diciamo, con uno stile del video nel video, un po' come nella letteratura con la mise la bim, non ricordo come si chiama, e comunque di fare nel video, perché si può vedere una galleria d'arte in centro a Pisa, e all'interno di un quadro abbiamo proiettato un altro video girato precedentemente con la GoPro. Quindi giravamo per Pisa, abbiamo un po' voluto descrivere la vita di uno studente universitario dalla mattina alla sera, e l'abbiamo proiettato all'interno di questo quadro tramite l'impiego del green screen, che è una cosa particolare per proiettare un video su degli apparecchi, su degli oggetti. E poi abbiamo fatto un altro video in stop motion, quindi con la macchina fotografica abbiamo scattato circa 2.000 foto in una galleria d'arte, con delle persone che si muovevano, degli oggetti e robe varie, e abbiamo montato entrambe le cose. Quindi si può vedere l'effetto della galleria e dei personaggi in galleria che si muovono quasi a scatti, tipo da marionette, e invece all'interno si può vedere il video girato in GoPro, e si crea un effetto figo, secondo me. Ok, vediamolo. Vabbè, possiamo lanciarlo. Sì. Si sente? Saltato l'audio. Sì, c'è stato un problema. Ah,
Arturo, forse devi attivare il microfono. Quindi Bello dicevamo, abbiamo, sì, vabbè, nel frattempo continuiamo la nostra chiacchierata, dicevamo di questo, di queste produzioni, quindi Lacrime di sale, poi vedo che L'Espresso ha anche un'altra produzione che penso sia già finita, Sì. se ce ne potete parlarci, anche se credo che... Vediamo se parte. Magari l'ascoltiamo dopo, problemi audio permettendo. Vediamo per il momento. Sì. Perché tra l'altro la canzone è molto orecchiabile ed è godibile effettivamente. Non so se te la sei scoperta durante il tuo tragitto, però hai questa vena melodica pop che... A sentire le tue prime composizioni non si direbbe che alla fine sviluppavi questa tua propensione al pop melodico. È un pop godibile di sicuro. Sì. Diciamo leggero, però leggero nel senso buono del termine. Il film che hai lasciato a metà, riempie i vuoti profondi che ho. E tu bevi sempre da quella tazza che ti ho regalato io. Lacrime di sale in giornate di sole rompono il sorriso che hai appena indossato. Come fai te? Come fai te? Come fai te? Come fai te? È stato strano giocare coi lupi in quella sera fantastica. E ubriacarsi di te tutta la notte in quel locale sul mare. E il tuo vecchio amico ti regala dei fiori e ti porta a ballare. E la tua voce risuona e non pensare più a quello che ti ho dato io. Hai perso un ricordo, non ti restano che le mie. Lacrime di sale in giornate di sole rompono i silenzi che hai lasciato in me, 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 che hai lasciato in me. Lacrime di sale. Bene, raga, devo fare i complimenti anche per il video, devo dire davvero molto carino. Diciamo che il video è dato in questo stile anche per far cliccare due volte le persone, perché uno guarda magari la prima volta in modo sfuggente i due video e poi lo va a riguardare per curiosità. Quindi è nato anche in questo modo qua. E, quindi sono contento. Poi a ottobre uscirà il video di Espresso, che non c'è il videoclip. Il videoclip lo giriamo a settembre. Abbiamo voluto fare questa scelta, cioè farlo uscire dopo 2 mesi, per Sì. regalare, diciamo, una clip, diciamo, fuori un po' dagli schemi, nel senso che tutti fanno uscire il video a mezzanotte dell'uscita della canzone. Noi abbiamo voluto provare questa strategia diversa di marketing, cioè farlo uscire dopo 2 mesi e magari ripompare gli ascolti su Spotify, cioè ognuno prova dei metodi diversi. Ciao. Buonasera. Abbiamo anche il capo. Buonasera, Scusate il ritardo, ma è stata una giornata intensa. Che dite, ragazzi? Vabbè, niente, Va bene, siamo... Allora, eccoci qua. quindi stavamo qui, dicevamo che Espresso uscirà quindi a settembre, ma Ottobre. attività dal vivo, concerti, qualcosa del genere, c'è qualcosa in programma che si può fare ovviamente, sempre in relazione ai problemi che conosciamo. C'è qualcosa Allora, che sta... noi Sì.
Noi abbiamo, diciamo, qualche cosa in programma per febbraio, però stiamo organizzando di fare una sorta di mini live di mezz'ora per portare due inediti, più il terzo che uscirà a settembre, probabilmente il quarto che uscirà a gennaio, però a Milano, perché comunque ci trasferiremo lì a ottobre, cambieremo un po' zona, e vorremmo portare, diciamo, questo spettacolo nei localini, nei piccoli club, serate, per fare delle mezze serate, cioè, che si chiamano proprio così, che durano appunto mezz'ora, e spesso delle aperture, quello è il nostro obiettivo, per poi lavorare all'album e portarlo in tour da ottobre. Prossimo. Sì, beh, certamente sì, questi poi sono i tempi tecnici. Poi nel frattempo, se vi trovate a gravitare, a farvi un giro nel Cilento, voi sapete che cuore siete di casa qui, per cui noi siamo qua. Credo che sapranno dove è Aquara. Lo sanno benissimo. Scusate il ritardo, ma è stata una giornata, stiamo registrando la seconda, la parte della finale, quindi c'è una serie di video da registrare. Stamattina è venuto Boger, il ragazzo col quale collaboriamo per realizzare il video che avete visto, sia il 10 e quello che realizzeremo il 22. Quindi stamattina c'è stata una serie di giri per Aquare, non solo, per registrare l'ultima puntata, quindi le cose vanno un po' incastrate. Quindi per questo, insomma, sono arrivato un po' in ritardo. Niente, no, dove eravamo rimasti, diceva Enzo Tortora. Niente, abbiamo visto, ci hanno cantato live il singolo Express, abbiamo visto il video di Lacrime di Sale. Non so se avete qualche altro live da poter farci sentire. Allora, posso farvi ascoltare un pezzetto sempre acustico di Lacrime di Sale, perché l'altro è un inedito, quindi non lo voglio. Ok. Sì. Ah, Giuseppe, scusa una cosa, ma Espresso è uscito, sì. Perché su Spotify Ok. Ascolto un vino che non mi piace più e metto le scarpe fuori di casa. Ti senti sempre al centro di un altro giorno, come i tuoi sogni sono cadi. Resta che suonarti una canzone e il film che hai lasciato a metà riempiva di profonde che ho. E tu bevi sempre da quella tazza che ti ho regalato io, lacrime di sale, giornate di sole, un po' non il sorriso che hai appena indossato. Come fai te, come fai te, come fai te, come fai te. Strano, giocare coi lupi in quella sera fantastica e ubriacarsi con te tutta una notte in quel locale sul mare. E il tuo vecchio amico ti regala dei fiori e ti porta a ballare. La tua voce risuona e non pensare più a quello che ti ho dato io. Hai perso un ricordo, non ti restano che le mie lacrime di sale, in giornate di sole, rompono i silenzi che hai lasciato in me, 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 che hai lasciato in me. Lacrime di sale, in giornate di sole, rompono il sorriso che hai appena indossato. Come fai te, come fai te, come fai te, come fai te, come fai te. Questa è una versione nostra acustica, anche dello stesso pezzo.
Ok. Ragazzi, come prosegue l'estate? Quali sono i vostri... Non so se ne avete già parlato. In macchina vi sentivo dove potevo, in qualche modo, contravvenendo leggermente al codice della strada, ma un po', insomma... quindi ho sentito quello che riusciva a sentire. No, noi non abbiamo sentito niente. Non abbiamo sentito niente. No, vabbè... No, diciamo Antonio, siamo al lavoro perché vogliamo far uscire il terzo singolo a fine settembre e vogliamo far uscire il videoclip di Espresso invece a ottobre per riportare un po', diciamo, il pubblico, i nostri fan al pezzo uscito a luglio, quindi a Espresso. E poi vorremmo fare un altro videoclip sempre a Milano e farlo uscire intorno a dicembre per del nuovo singolo che si chiamerà, vabbè non lo dico ancora il nome, che è un inedito, quindi aspettiamo. La prima lettera, solo la prima lettera. Non ho capito. Solo la prima lettera. Posso dirti che inizia con l'articolo là? Là. Ok. Lo verificheremo. Vabbè, poi... Seguiteci su Instagram e vi faremo sapere il titolo. No, vabbè, ma loro hanno deciso di farci scoprire una parola per volta. E credo, okay. Non so quanto è lungo il titolo, però potremmo metterci molto tempo. Vediamo che il titolo dovrebbe essere quello più lungo. È il titolo più lungo delle canzoni. Sicuramente. È complicato venirne a capo. Con i video invece chi vi aiuta? Come fate? Una cosa che pensate voi? Okay. Allora, diciamo che parlo per esperienza del video di Lacrime di Tale. Io sto lavorando part time in una televisione regionale in Toscana, quindi conosco un sacco di persone, lavoro io stesso un po' ai video. E c'ho varie conoscenze che lavorano proprio con i videoclip musicali, quindi il mio, diciamo, capo, anche se alla fine siamo vicini di età, mi ha voluto produrre sto video e ha lavorato al video quello nella galleria d'arte. Invece quello con la GoPro l'abbiamo fatto io e Alessandro, girando proprio per Pisa con sta GoPro in mano, pure in testa, cioè un po' così, anche in bicicletta la tenevo così. E nulla, poi al montaggio ci penso io perché comunque utilizzo sempre programmi da tanto tempo, c'è il lavoro e poi mi aiuta un altro mio collaboratore che è un tirocinante dell'Università di Pisa che ho conosciuto appunto al lavoro e quindi lavora sempre con noi, ecco. Quindi siamo pieni di persone che ci aiutano e credono nel progetto, per fortuna. Poi avendo l'università nella città è facile trovare un sacco di persone. Ragazzi, ringraziamo. Grazie a voi. Benissimo, ragazzi, non vi vogliamo trattenere più a lungo, insomma, vi facciamo i migliori auguri per... Grazie innanzitutto per aver partecipato alla Aquarium Music Fest, un augurio sincero a voi e a tutti i partecipanti della Aquarium Music Fest per quello che è il vostro percorso musicale, per quello che sarà e quello che... C'è tanta roba che avete messo sicuramente, insomma, carne a cuocere da questo punto di vista e quindi qualche cosa ne verrà fuori, quindi vi facciamo... Ci dispiace veramente, come avevamo detto anche l'altra sera con gli amici dell'Invidia e con Delio Lambiase, che non c'è il live quest'anno, purtroppo. Purtroppo. Però vi ragiono, anche se forse la cosa si sarebbe pure potuto fare, però ovviamente quando inizia l'organizzazione in qualche cosa, che inizia nel nostro caso già a maggio, era complicato decidere a maggio di cosa fare. Abbiamo scelto questa strada, giusto o sbagliato che sia, e siamo qui in qualche modo, quindi ci auguriamo il meglio per il prossimo anno da questo punto di vista. Sì, comunque è una bellissima iniziativa, mancava proprio nella zona, anche se l'anno scorso pure è stata una bella cosa. Sì, ma no, mancava proprio. È il live. È diverso, però è chiaro, questa è una cosa totalmente diversa, sì. Nella forma, nell'impegno, pure sembrava che la cosa fosse meno impegnativa, invece mi ritrovo. Ma questo ci ha fatto capire che l'Italia non è un paese così antico come dicono in molti, che alla fine col digitale si può fare tutto, cioè l'80% dei lavori si possono fare col digitale alla fine. Questo mi sono reso conto durante la quarantena. Sì, sicuramente che la quarantena è stato, il lockdown in generale è stato un momento di riflessione in più per andare a partorire un qualcosa di questo tipo, forse non l'avremmo più pensato. Tante cose sicuramente bisogna migliorarle, per carità, però come dire, va bene così, insomma. Grazie ancora agli amici dell'ultimo dei miei cari, ci sono già i miei cari in linea. Ciao ragazzi. Ci vediamo ad Aquaro, ovviamente, anche Unplugged, però anche Unplugged va bene lo stesso. Ok, buona continuazione ragazzi, grazie a voi. Grazie.
e quindi do il piacere e introduco i Megaride da Napoli. Ciao ragazzi! Buonasera a tutti! Buonasera. Scusateci, ragazzi. Abbiamo pronunciato bene il nome questa volta. Uno dei pochi fortunati che è riuscito a pronunciarlo bene. Meno male. Ma noi abbiamo studiato. Noi abbiamo studiato. No, sicuramente nel video di quando vi abbiamo annunciato è sbagliato, l'abbiamo detto all'inglese, per così dire. Insomma. Quindi, ormai ci siamo abituati. Dai. Infatti penso lo cambieremo in Mega Ride, perché per convenienza. Un po' come Gigione, che in realtà era Gigi One. No, vabbè, insomma. E quindi ci scusateci, insomma, ma è venuto di primo oggetto Mega Ride. È venuto. Vabbè, stamattina, pensate un po', questa è una cosa di stamattina, che stiamo registrando le nuove presentazioni, quindi già siete stati presentati stamattina, e siete già stati registrati, c'è la cosa, ma come dobbiamo dire? E quindi abbiamo chiamato Amici di Napoli, ma si può sapere come si pronuncia? Allora c'erano varie teorie, no? Quello è greco, quindi l'accento va così, non è latino. E quindi, vabbè, c'erano varie filologie. No, che un po' azzeccato, diciamo. Sì, dai. Ma beh, è bello che parecchi napoletani neanche sanno che cos'è. Quindi è ancora più divertente. Però alcuni nostri amici hanno coniato l'espressione Magaride, quindi Magaride. Diciamo, queste qua sono quelle sottigliezze che passano sui giornali, sì, tipo esatto. Nelle testate giornalistiche fanno quei giochi di parole e quant'altro, insomma, come cosa. No, oppure l'hanno storpiato pesantemente, hanno fatto Magalli al posto della balena. Veramente, Megaride in francese, è vero. Ma la peggiore qual è a questo punto? La peggiore è Mega Ride. La peggiore non è Mega Ride. Quindi abbiamo beccato la peggiore. È per quell'inglese, capito, autoinculcato, che uno subito pensa di spunto, così all'improvviso che deve essere inglese per forza. A nostra parziale scusante. Che cosa? Però devo dire una cosa, a nostra parziale scusante, che ascoltando la vostra musica uno pensa a qualcosa di pesante, tipo Mega Ride, per cui poi avremmo scoperto, non so se è vero, perché se vi dico tutta la vicissitudine per capire il nome, come si pronunciava, da dove veniva, eccetera, avremmo scoperto, però non sappiamo se è una leggenda metropolitana, che oltre al Castel dell'Ovo, su quest'isolotto c'era anche una villa appartenuta a Lucullo. Io avrei letto così. Sono varie versioni che, diciamo, si perdono bene o male tra mito e verità. Diciamo, noi ci atteniamo al mito che è lì su quell'isolotto, che poi non è proprio il Castel dell'Ovo, è l'isolotto su cui sorge Megaride. Si dice che... Il problema, sai qual era? Sull'isola di Lucullo, che io avrei voluto spiegare gli affreschi che magari si trovavano su questa villa, però non è facile spiegare. Poi ho scoperto anche un'altra cosa, ma è vero che la ninfa Partenope andò a morire proprio su Megaride? Allora diciamo che come spiegazione ufficiale, versione ufficiale, è quella della ninfa Partenope, che tra l'altro è una storia bellissima, davvero molto romantica, per cui aggiudichiamo questa, anche se la villa luculliana, insomma, qualcosa mi dispiace lasciarla da parte, però. Vabbè, sarà la villa di Mega Ride allora quella. però poi dovreste fare una canzone sugli affreschi e sui mosaici che si trovano in queste ville. Chiudiamo il discorso. Ovviamente con noi sono presenti, se non sbaglio, Alessio, eccomi, il chitarrista, io Daniele il bassista, quindi pensa a Nicola. Ma io vorrei, giusto così, tanto per presentarli al nostro pubblico, come vi siete formati, come vi siete conosciuti, come avete iniziato?
e magari qual era la musica che ascoltavate è chiara, quindi è inutile che ne parliamo. Ma avete visto una fila di dischi che non si vede, ma ci sta proprio il male là dentro, ma lasciamo. Sì, ma sì, a parte la fila di dischi, poi dopo farò una domanda di rito, che è quella di 3 dischi da portarsi sull'isola deserta, e in questo caso l'isola di Megari. Hai formalizzato questa domanda, Nicola? Sì, no, allora loro dovranno scegliere 3, non 3.000, 3 dischi da portarvi sull'isola deserta, che sarebbe Megaride, ovviamente. Quindi cominciate a pensarci da adesso. Perché... Io già l'ho cacciato fuori, io porterei questo tutta la vita. Questo è il primo degli Alice Vincenzo, senza... Gli Alice Vincenzo, vabbè qua... Sì, sì, lo so, è il cuore. Altri 2 li cacciamo dopo... Questo è... Sì, no, ma infatti, pensiero anche per gli altri 2 membri. Sì. Allora, no, vi anticipo solo che questa è la musica di Antonio. Vi anticipo solo questa, la musica di... No, io, come ho detto l'altra sera, scusate, poi vi lascio la parola. Io mi fermo al 74. Guardo già con un occhio un po' sospetto il 75. Quindi, vabbè, lascio a voi la parola. Vabbè, noi siamo un po' più giovanotti, diciamo. Ascoltiamo la musica di quando siamo nati, cioè noi partiamo da ma voi pensate che io già ascolto la musica del 2025, lui si ferma al 75. Vabbè, queste ci vogliono doti che noi non abbiamo. Cacci pure qualche risultato, qualche partita di pallone. La bolletta intanto. È improponibile, capito? Qualcosa. E chi vince la Champions? Siamo ancora in tempo. Scherzi a parte, il gruppo nasce, innanzitutto siamo tutti coetanei, hanno più anno mio, quindi abbiamo avuto anche tra virgolette la fortuna di avere lo stesso modo di pensare, la stessa mentalità, ci piace chiamarla. E il gruppo nasce 4 anni fa, sì, nel 2016, io e il bassista e il cantante ci conoscevamo già da tempo. Da una vita, perché praticamente suonando in questa sala a quarto, che noi più o meno siamo di quarto campi flegrei, siamo conosciuti là e piano piano, chi sono in un gruppo, chi sono in un altro gruppo, ma perché non ci proviamo tutti insieme? E ci abbiamo provato. Sì, questa sala, piccola parentesi, è una bella realtà che ha, diciamo, raggruppato tante piccole realtà musicali della provincia di Napoli. Carlo, che è un amico nostro, che salutiamo, ha veramente tirato su questa bella saletta, infatti dobbiamo a lui cioè tutti i gruppi che sono nati lì. Vabbè, chiusa parentesi. E il gruppo nasce appunto con, diciamo, questa voglia proprio di menare le botte a livello sonoro, cioè senza virtuosismi, senza proprio a fare i maialoni, proprio così. Infatti ci siamo messi, come avete potuto sentire dai pezzi che vi abbiamo mandato, e, diciamo, tecnicamente sono abbastanza semplici, abbastanza immediati, ma molto d'impatto. E questa è una cosa che ci ha sempre contraddistinto e che proprio ci fa piacere fare questa cosa. Perché molte volte, è vero, a me e a Daniele ci hanno fatto soprattutto i complimenti per il suono e per gli arrangiamenti. Il suono, l'arrangiamento, suono in generale. Incastro, anche perché ritmico, ovunque andiamo a suonare ci portiamo i nostri amplificatori, siamo proprio i cafoni anni 70 con quelle pile di amplificatori così, quelle cose... Ma sono valvolari o a transistor? Tutto rigorosamente valvolare. Beh, il peso medio è 30 kg, 35 kg. Esatto. Sono solo così. Sono proprio amplificatori, quindi... Doppia chitarra, doppio basso, serve un piccolo furgone, però ci divertiamo. Almeno che che strumentazione avete? Questo per conoscere meglio i Megaride. Purtroppo qua non abbiamo proprio niente a portare di mano. Abbiamo tutto nella sala, però diciamo che... Allora, pure qua ci siamo ricercati qualcosa, no? Siamo andati su roba tipo un Fender Bassman per lui, vediamo se via telefono si vede. Però abbiamo questa mentalità di essere diretti e immediati anche nei testi. Con testo in italiano e da... Diciamo da un paio di... Vediamo se si vede. Sì, questo è il mio amplificatore. È alto 1,65 m. Questo qual è? Il Super Bassman? Qual è questo?
sì, un super basso. Sì. Super basso. Io a 35 anni mi sono regalato un Fender Bassman 135 Blackface. Una bella chicca. Aspetta, se scendi giù nel profilo escono le altre. Comunque da un po' di tempo a questa parte stiamo anche appunto, ci siamo buttati anche nel mettere il dialetto napoletano, che comunque come tante altre persone la consideriamo una vera e propria lingua. Ed ha una sua musicalità, una sua immediatezza che molte volte mo ci vuole. Per chi dice, molti storcono il naso, però c'è, funziona. Ci sta. Vabbè, Napoli ha una grande tradizione a livello nazionale. Vabbè, dico un nome su tutti, nessuno si sente escluso. Pino Daniele, voglio dire, ha sbagliato quello che la tradizione, facendo diventare il napoletano un qualche cosa, che anche uno di Torino. Ah, questi sono i miei. Che bellezza, guarda. Certo che voi partite molto prima, dire, prima di andare a suonare. Sì. Ma infatti quando siamo andati tipo fuori Napoli, fuori Campania a suonare, che dovevamo andare solo con una macchina, c'era un po' un coccolone su cosa portare e cosa no, perché non c'era posto per la strumentazione, c'era posto per lui. No, è chiaro. Siamo andati un po' nelle chiavette, come si dice qua. No, è chiaro che quindi è una bella strumentazione, sì. È bello il suono, però certo portarla. Qualche bazzo che ho, vedo bene qua ora, il riflesso del computer. C'è un Rickenbacker, un Preciso, un Jaguar, Gibson, c'è un po' di tutto. Insomma, se andate sui nostri canali, siamo di bocca buona, direbbe qualcuno. Sì, esatto. Ci vogliamo coccolare. Raga, allora io dovrei fare una comunicazione di servizio a Enza dopo. Vogliamo vedere il video immobile, ce lo gustiamo, casomai poi torniamo e continuiamo questa chiacchierata. Sì, prima del video, una comunicazione di servizio. Ragazzi, prima del video una comunicazione. Enza, ricordami che dalla prossima diretta, anzi dal prossimo ospite, dobbiamo mettere un avviso. Mai pronunciare o far pronunciare la parola 70, altrimenti Antonio parte. Quindi sono le 7, meno male che l'ora è di 60 minuti, perché altrimenti non sarebbe mai un'ora. Va bene, prego, a voi, ascoltiamoci questo magnifico pezzo. Guardate voi? Sì, lo lanciamo noi con i potenti mezzi di StreamYard, dal metodo antico. Questo lo lancio e ce lo gustiamo. Ci vediamo. Evidentemente non sono stato chiaro quando ho detto di non frequentare certa gente. Ti trascineranno nell'oro. Del tuo fallimento. Incapace di qualsiasi movimento. Di
attesa dell'occasione, per felici l'ambizione, ma si da stiva troppa mela, si piega sotto la città, ma voga da la posta, tanto resti chiuso in casa, le finestre ben serrate, pigliare un testo entiamo nella privazione. Resti fermo, fermo e mobile, non curante dei concetti mobili. Fermo inerte, non vivere, incapace di qualsiasi movimento. Cioè, quindi tornate con Megaride. Ciao, tanto che il suono che esce fuori è bello, pieno, proprio forte. E nel video si vedeva la strumentazione. Si vede un po' la strumentazione. E infatti l'ho notato. Se ti dico dove l'abbiamo portata, in pratica, essendo appunto noi di zona dei Campi Flegrei, a fine abbiamo avuto la possibilità di andare a girare il video all'interno dell'ex base NATO che sta a Bagnoli, che in pratica è parzialmente, diciamo, non utilizzata, perché comunque c'è ancora qualche cosa che funziona, però ci sono degli uffici che non funzionano più. C'era questa sala conferenze enorme, però era un terzo piano senza ascensore, quindi ci siamo veramente uccisi per portare sopra batterie, amplificatori, e che poi abbiamo girato a luglio, stanze chiuse senza aria condizionata, la stanza era mucchettata. Cioè, ogni angolo c'era la moquetta. Ci sono proprio il backstage oscene proprio. Almeno 40 gradi, sì, fissi, però, fissi. Con i fari accesi, anche poi portammo pure qualche luce. Vabbè. Come dire, notevole come cosa. Questo è altro. Siamo impegnati. Nell'imminente, ragazzi, invece... progetti, qualche cosa che bolle in pentola? Ci sono, diciamo, alcuni lavori che usciranno, come i due che abbiamo mandato qui a voi, abbiamo deciso di girarveli. Diciamo, di girarveli così anche per iniziare a sondare un poco il territorio, che sono Magnum e Satellite, giusto, che abbiamo girato, se ricordo bene, che sono dei brani che abbiamo voluto registrare a gennaio, a fine febbraio, Proprio in concomitanza con il lockdown. Quasi lockdown praticamente, e abbiamo deciso di fare un lavoro totalmente autoprodotto. Infatti sono stati registrati da noi, cioè le riprese sono state effettuate da noi e il missaggio è stato fatto dal solito fonico che ci ha fatto anche il mobile e cose, però che abbiamo, ci ha curato tutto il resto dei, diciamo, abbiamo deciso di dedicarci proprio a pieno, avendo avuto la fortuna di aver preso uno spazio nostro, una sala nostra, quindi non siamo stati con quella pressione addosso delle scadenze dei giorni di registrazione. Sì, siamo stati giornate intere, una settimana piena per fare la chitarra, ci siamo focalizzati sui suoni, e abbiamo voluto appunto provare questa cosa. Poi il missaggio è stato fatto da, si chiama Stefano Saggiomo, che è il fonico della Vessel Recording Studio di San Nicola la Strada, mentre il mastering è stato fatto da Giovanni Versari, che è un nome, diciamo, abbastanza rinomato in Italia per questi generi qui affini. Poi mi è andato un attimo via l'audio, non ho capito bene, scusate, mi è avuto un problema di audio. Dove sei arrivato? Stava dicendo che il mixaggio. Sì, allora il mixaggio è stato fatto da Stefano Saggiomo presso il Vessel Recording Studio a San Nicola la Strada,
mentre il mastering è stato fatto da Giovanni Versari, che non so se conoscete, ma diciamo è tra i più rinomati fonici di mastering in Italia, e ha fatto diciamo anche lavori abbastanza importanti, ultimo che ha fatto Drones dei News. Grazie a Stefano del Missaggio siamo riusciti ad avere anche questo piccolo privilegio, insomma. Va benissimo, va benissimo. Non so, Enzo, Nicola? No, io volevo chiedere due cose. La prima è di presentare tutti i Megaride. Non abbiamo il cartone. Li volevamo fare i cartonati. Allora, c'è Gianmarco che è il cantante, 1,80 bene o male, fisico della penna, così, 1,80 per 22 kg bene o male, così, ecco, questo è Gianmarco. Un pennarello uguale. E Sbambo, Giovanni in realtà, si chiama Giovanni, Sbambo che è batterista, è come un buon batterista, è bello impostato, anche perché per questo genere bisogna picchiare parecchio. È bello grossicello, sì. Solo che ora uno sta in Puglia e uno sta in Calabria. Sì, no, forse tutti e due in Puglia. Ora stanno tutti e due in Puglia. Guarda, ma a noi ci avete acchiappato proprio per... Siamo stati proprio... stasera lui parte e domani io lo raggiungo. Però noi veniamo in Cilento. Dove andate? Ora per fare stalkeraggio. Andiamo a Torchiana. Ah, Torchiana. Che è il paese nativo di mia nonna. Conosciamo, siamo un po' più sopra... Sì, quindi è origine cilentana. Sì, e ci andiamo a fare un paio di bagni. È giusto. Voi detto che siete di quarto, o comunque la maggioranza è di quarto, allora, se non ho capito male. Io sono di quarto. Diciamo quarto, proprio, io siamo Napoli e provincia. Sì, sì, siamo... Io e il batterista che siamo... Giusto, vabbè. Questa non so se è una semicarrambata o una cosa di questo tipo. Io ho un carissimo amico di quarto che suona pure, tra l'altro, che collega Peppe Dago. Non so se lo conosci, le Zeppelin, no. Lui faceva queste, no, vabbè, sì. Però sicuramente sta nel giro della sala di casa. Sicuro. Charlie Studio, sicuro. Anche se lui sta in Cile, sta come ricercatore lì. Però lui insomma si è formato nell'ambiente, ha suonato, ma può essere pure che l'abbiamo visto, può essere pure che è piccolina, quindi bene o male se sanno tutto qua. Vabbè, questa è un po' una carrembata, lo volevo dire, ci sta. Ma molto spesso funziona. Va bene, Nicola, non so se è bloccato, l'audio c'è, perché io vedo un fermo in mano. Può essere, sembra sta là immagine, fermo. Tipo Homer Simpson, sette gli occhiali per dormire con gli occhi finti. Sono vivo e vegeto. Nicola, no, allora niente, c'è una canzone tra quelle che ci avete mandato che mi ha colpito, se è Magnum. Ora voi dite che l'avete registrata poco prima del Covid, sì. Presumo che non serviva per ammazzare il virus con i Magnum, sicuramente credo di no. Però a parte gli scherzi, se ti uccide, penso sarebbe Capodanno da marzo qui a Napoli. Sì. Però mi fa piacere che hai colto l'allusione del Magnum, che è il petardo. Esatto, infatti sì. Cioè, solo un meridionale potrà capire questa cosa. Ma sai quanti ne abbiamo sparati noi da ragazzi? Vabbè. No, ma infatti, aspetta, all'inizio come dite? Mamma che botta, una cosa di questo tipo. Abbiamo mandato quello senza... No, vabbè, dice i pesci pigliati da botta. Pesci pigliati da botta, dice. Era quasi questo tipo. No, perché la cosa, quando li sparavi, queste cose, noi diciamo, ha fatto un buttacchione, ha fatto come vanto. Vabbè, verrebbe da citare a questo punto, caro Nicola, la mezz'ora di 32 dicembre. Però questa canzone mi ha colpito davvero. Dicevo di Magnum, una canzone che mi ha colpito, a parte il fatto che penso si è capito che è un genere che io amo, per cui con me sfondate una porta aperta, cioè inutile che
Quindi anche, diciamo, proposte precedenti a quella del periodo del grunge, io lo so, è una cosa che amo molto, per cui diciamo che siamo in sintonia su questo. Questa canzone è particolare, io l'ho vista come una specie di grido di battaglia, non so se, se in qualche modo lo recepita bene. È nato, diciamo, è uno degli ultimi nati alla fine. Sì, forse proprio, cioè, è uno... quello che incarna al meglio la filosofia Megaer. Infatti il pezzo di 2 minuti e mezzo solo botte, cioè là inizia, sì, l'abbiamo non abbiamo voluto proprio sapere niente. Anche il, esatto, ritornello è stata proprio quella cosa dove ha detto, cioè, quando entra il ritornello se ne deve cadere la sala, è così, esatto, abbiamo... E quando, è come è quel grido di quando devi fare ammazzate, non c'è niente da fare. Io l'ho vista, no, così, e penso che qualcuno sbatte il mignolino del piede, capito, in qualche dentro, spigolo, esatto, è quello. La concezione è stata quella, per fare, cioè, un pezzo dove cioè, proprio esplode dalla prima, sì, nota. Infatti ci vogliono un po' di fettina per suonarlo, però ci divertiamo. No, però... parte poi gli scherzi, c'è però una specie di filo conduttore, secondo me, io l'ho sempre visto in tutte le proposte che venivano da Napoli, almeno a partire degli anni, diciamo, 60 più 10, se non Antonio parte, che, non lo so, ma già da Senese, Pino Daniele, anche i Bennato, Alma Megretta, 99 Posse, cioè, anche il rap... odierno, cioè c'è questo filone in qualche modo di denuncia, di disagio, di voler esprimere il proprio disagio, di distacco dal solito binomio sole, amore e mandolino, che forse c'è ancora, c'è, in qualche modo ce lo propongono ancora, forse i neomelodici, ma neppure tanto, perché poi c'è qualcuno che tra le righe in realtà si può ascoltare, questa è una cosa che mi fa sperare, nel senso che ogni tanto io ho il terrore che tutta questa creatività napoletana, questo essere sempre all'avanguardia, perché i napoletani sono stati sempre all'avanguardia da almeno negli ultimi 2 secoli per quanto riguarda lo spettacolo, la musica, io ho il terrore che in qualche modo si esaurisca ora, però vedi, ogni tanto si ascolta e si sente qualche cosa di nuovo che forse ci fa ben sperare. Consolatemi voi, rassicuratemi su questa cosa, vi prego. Più che si diciamo esaurisca, in realtà a Napoli e provincia ci sono tanti movimenti, diciamo, underground, come si dice di solito, molto validi. Solo che molte volte, appunto, è proprio la difficoltà di emergere da questo pantano, sia per ragioni territoriali, purtroppo, perché molte volte già che sei di Napoli e diciamo ti è quasi impensabile pensare che tu faccia rock, faccia una musica diversa da quella che per cui sì, diciamo, il popolo napoletano è conosciuto. Quindi già questo molte volte è invalidante, mettendo anche una mancanza proprio delle infrastrutture, perché purtroppo negli ultimi tempi hanno chiuso parecchi locali, soprattutto a Napoli, ormai, però diciamo la base c'è, è forte, ci sono tanti gruppi, tante realtà come noi che suonano, e che è stato bello sentirsi dire qualche volta che noi riusciamo in qualche modo a ricordare Napoli, a tenerla lì ancora bella, bella stretta, anche perché è vero, il nome può deviare con Megaer, quindi questi sono cantano in inglese, fanno solo casino, eccetera, eccetera. Casino lo facciamo, questo non lo mettiamo in dubbio, però siamo più napoletano del nome. Più napoletano del è un casino napoletano, il che già è tutto un programma. Vorrei dire solo 2 cose velocemente. Uno, se ascoltiamo l'altro brano che ci avete inviato, Quattro Mura, e l'altra cosa, giusto per completezza, sottoscrivendo l'elenco dei grandi persone, gruppi che Nicola ha citato, però bisogna citare anche gli Osanna, che voglio dire hanno dato almeno da,
è vero che il gruppo progressive più famoso degli anni 60 più 10, avete capito? Vabbè, tu, di che vuoi tu, però voglio dire, è una pietra miliare che ha raccontato da un altro punto di vista. Per carità, qua nessuno vuole escludere l'altro. Però voglio dire, la sfortuna degli Osanna, oltre a parte essere forse italiani insomma, e napoletani come seconda specie, perché se fossero stati inglesi, un gruppo inglese, avrebbero avuto la fortuna, nulla da invidiare a gruppi come Genesis e quanti altri. Come questo che si può parlare del Banco, della PFM, sono nati nel posto sbagliato da questo punto di vista, come gusto mio personale, però voglio dire, c'è una qualità tale che non è seconda a nessuna formazione. E ti posso assicurare che questa qualità si trova anche in realtà, non ci vuole, non conosciute, che vengono molto spesso boicottate proprio perché oramai manca, come dire, proprio lo stimolo ad andare a ascoltare il nuovo. Cioè, oramai qua a Napoli c'è più voglia di andarsi a sentire una cover band che andarsi a sentire un gruppo di inediti, purtroppo. Questo è un problema. Chiudiamo il discorso, se no non ne usciamo più. Lanciamo il brano, perché si è collegato già a Stona, e quindi vediamo il brano vostro e poi ci salutiamo e auguriamo di vederci nell'imminente. Quindi aspettate un attimo, che non è che posso velocissimo a fare sta cosa, quindi mi permette di non satellitari, in ogni caso lanciamo. Realizzato un sogno così dicono, eppure non senti di meritare le loro attenzioni, nascondi le tue preoccupazioni. Ma che messaggio è, no? Che sei? No! Capito cos'era che ti tratteneva sul fondo dei tuoi rimorsi e non senti il bisogno, non senti il bisogno di...
Non era così che te l'aspettavi. Non erano queste le tue condizioni. E intanto ti annulli e speri. Sei quattro mura. Eccoci qua, ragazzi, grazie ancora per la vostra partecipazione innanzitutto alla manifestazione, grazie di cuore, speriamo di vederci in altre occasioni migliori da questo punto di vista e vi auguriamo il meglio per la vostra vacanza imminente e insomma il vostro percorso. E poi durerà poco, non durerà poco perché fortunatamente dobbiamo subito lavorare, dobbiamo andare, siamo stati presi per Sanremo Rock, quindi il 6 settembre dovremmo andare quindi... in bocca al lupo allora, facciamo il tifo per voi ragazzi. Ah, forza Napoli, forza Napoli, sempre, sempre forza Napoli. Lasciamo stare, io non posso parlare. Ragazzi, perché... alla prossima, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao. E ora presentiamo Stona. Eccoci. Eccoci. Ciao. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Ciao, 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 piacere. Ciao. Nicolè, come state? Prego. Tutto bene? Mi sentite bene? Sì. Perfetto. Sì. Ok. Enzo Nicola? Sì, ecco. Un momentino che cerchiamo di riprenderci dai megalide perché... Dopo questa maratona, una giornata... Cambiamo completamente registro. Cambiamo completamente registro, per cui... Beh, sì. Sì, sì, sì. Cambiamo totalmente stile, lirica, armonia e quant'altro. Ci portiamo... un'altra dimensione abbiamo, abbiamo niente, abbiamo un cantautore, si prepara, sì sì, oddio, eccoci qua, un cantautore che si definisce in bilico tra canzone d'autore ed easy listening, e già questa è una bella definizione. La facciamo completare a lui direttamente questa definizione, poi passeremo a presentarlo più nel dettaglio. Sì, perché parte un po' tutto da... ho fatto un album che si intitola Storia di un equilibrista, e questa idea di equilibrio barra magari indecisione se stare da una parte o dall'altra è sempre un po' presente. Il discorso della canzone d'autore mi interessa sicuramente perché ci pongo parecchia attenzione ai testi, a una certa serietà nelle cose che voglio dire. Dall'altra parte ogni tanto mi piace anche badare, essere un pochino più leggero, e quindi il famoso easy listening, cioè melodie semplici senza prendersi troppo sul serio, quindi ho un po' un bagaglio musicale diviso fra queste due cose, quindi devo ancora capire da che parte andare, ma penso che rimarrò sempre nel mezzo. Il che non è una cattiva cosa, restare indefiniti, anche perché questo poi apre molte prospettive. È noto dalla biografia artistica che, prima di tutto, non so se dobbiamo chiamarti Stona o Massimo, come preferisci tu. È uguale. No, noto da questa biografia che hai vinto un sacco di premi, cioè ci siamo a copo, ho approfondito un po', ho sentito un po' di cose pubblicate e penso di poter dire che
che ormai tu sei una realtà che sta emergendo prepotentemente, per cui è qualcosa che in qualche modo ci incoraggia anche noi, che cioè, siamo lontani, sembriamo provenire da tutt'altro mondo rispetto al tuo, però in qualche modo ci siamo incrociati e abbiamo avuto anche la fortuna, cioè, di incontrare un autore, un artista che veramente sembra lanciato verso mete importanti, tra le altre cose. Me lo auguro. Ma poi parliamo anche un po' delle canzoni che, insomma, non hanno nulla da invidiare a tanti altri autori, anche più famosi. Spicca per esempio il nome di Guido Guglielminetti, che è stato il bassista e penso abbia prodotto delle cose. Ma ci puoi più parlare di 30 anni. di questo incontro? Sì, è stato un po' anche lì, potrei dirti fortuito, ma nemmeno tanto, perché poi alla fine l'ho anche voluto. Da sempre amante di Francesco De Gregori, un giorno, in maniera del tutto fortuita, capito per altri progetti musicali di cui mi occupavo qualche anno fa, capito sulla pagina, cerco di più informazioni sui musicisti che a livello di nome, insomma, conoscono, di Francesco De Gregori, che lo accompagnano da tanti anni nei dischi e in tournée. Insomma, tra le varie capito sulla pagina di Guido Guglielminetti, che è il suo produttore storico ormai da più di 30 anni ed è anche il suo bassista. Mi domandavo come poter fare ad arrivare a proporre eventualmente per un discorso futuro le mie canzoni a una figura come Guido Guglielminetti, che non è comunque solo poi legata a De Gregori, perché comunque lui ha suonato con Battisti, il mio canto libero, ha suonato con chiunque, guarda, dimmi un nome, ha suonato con chiunque, quindi il percorso è lungo e pieno di grandi nomi, e quindi non sapevo veramente come poter fare ad avvicinarmi. Poi in realtà ho scoperto che era molto semplice, perché lui abita in provincia di Cuneo e organizzava dei corsi, diciamo, per artisti emergenti, per insegnare, no? Per insegnare un po' il mestiere, e quindi io ho voluto provare, io ho scritto banalmente su Facebook per sapere se potevamo fissare un incontro per fare un po' di scuola, no? Così. Ed era l'occasione per me di fargli sentire qualcosa, quindi così abbiamo fatto, ci siamo incontrati, e entrare in casa sua era un po' come entrare in un museo, nel senso, non per antichità di cose, ma intendo dire, c'erano gli strumenti che io vedevo sempre che usava nei concerti, o le scalette appese al muro, insomma, libri autografati firmati da De Gregori, insomma, tutta una serie di cose che ti lasciano un attimo così. E poi è nata invece una bellissima amicizia, abbiamo fatto questo album insieme, Storia di un equilibrista, che è andato molto molto bene, e adesso abbiamo poi... Stiamo già lavorando alle canzoni del nuovo disco, e intanto in anticipo abbiamo fatto uscire questa canzone, Io sono Marco, come nuovo singolo. E quindi, guarda, è un'esperienza, è una cosa molto bella, perché comunque è una persona veramente, come tutti i grandi in realtà, è una persona veramente con i piedi per terra, molto umilissima, schiva, timida, non è il classico che tu potresti pensare, no? Che si atteggia. E quindi è stato molto semplice per me, insomma, avvicinarmi poi a lui come persona proprio. Beh, questa è la forza dei grandi, che non hanno bisogno di apparire in quanto sono. Quindi certo. molte cose che tendono a mostrarsi, diciamo, al limite dell'inverosimile e del patetico pure molte volte per alcune cose. Quando incontri persone di questo tipo, le incontri come persone... come se l'avessi sempre conosciuto, persone riservate, sì, insomma, sì, normalissime dal suo punto di vista. Quindi è una ricchezza e umana sicuramente, come insegnamento della persona, e anche poi professionale, perché ovviamente
immagino che entrare nella sua casa, quindi nella sua dimensione privata, quindi entrare al di là di quello che è l'artista, il professionista, quello che è stato visto chissà quante volte su, nei concerti, certo, nelle pellicole e quant'altro. Quindi questo è un qualcosa che arricchisce sicuramente. No, vabbè, quindi questa è una ricchezza che ovviamente è personale nel tuo caso tua, e quindi è un qualcosa di molto bello, posso immaginare. Ma vabbè, insomma, sicuramente la cosa che mi fa piacere è che ancora oggi in Italia ci siano, ma non perché voglio dire qualche cosa, come dire, sempre diciamo, rinnegare la musica che si ascolta oggi, insomma, una legazione alla musica del passato, però è bello vedere che ci sono realtà come la tua e non solo, in cui si soffermano anche di aspetti, insomma, delicati da questo punto di vista, non, diciamo, difficile da trattare, come per esempio, ho detto, io sono Marco, quindi il problema dell'autismo e quant'altro, sì, e soprattutto trattare in un certo modo, quindi non sfociare in quello che non voglio dire, insomma, una sorta di vittimismo un po' più, insomma, strappalacrime, certo, potrebbe essere il rischio, certo, ma di trattare con una sana posizione, ovviamente, quella che è una difficoltà delle famiglie, perché è inevitabile, certo, insomma, non è facile per un genitore rendersi conto in un certo momento che il figlio ha questo ci problema, può essere una situazione. Certo. Come mai ti è scattata questa molla? Dov'è? Perché ovviamente puoi cercare di entrare e trattare in un certo modo. Avevo molta paura. Io mi sono, semplicemente un po' di anni fa già, letto, chiamiamolo un romanzo, poi in realtà è una storia assolutamente vera, di Fulvio Hervas, se ti abbraccio non aver paura, che poi in realtà è la storia di Franco e Andrea Antonello, questo padre e questo figlio, uniti, legati insieme, la forza di questo padre nel affrontare nel quotidiano la, chiamiamola malattia, io se usiamo questo termine perché poi non si è ancora capito se può essere definita veramente una malattia, una patologia, insomma, perché come dicono anche loro, da una malattia di solito, più o meno, voglio dire, indicativamente se ne può anche uscire, no? Ci si può guarire. Dal problema dell'autismo a oggi no, quindi per quello che dico non so neanche se può essere definito una malattia. Io ho letto questo libro e mi sono innamorato della loro storia e poi l'ho messa da parte, insomma, è rimasta lì. L'anno scorso poi ho visto che stava per uscire un nuovo film di Gabriele Salvadores, questo mio folle amore, che era un po' romanzato ulteriormente, comunque la storia di quel romanzo. Quindi sono ritornato sull'argomento e naturalmente avevo molta paura, perché comunque io non ho mai realmente, dal vivo intendo dire, incontrato persone con questo tipo di patologia, quindi sentivo il bisogno di dover raccontare qualcosa, di dire la mia e di provare a raccontare questa cosa attraverso gli occhi di una persona che la vive effettivamente, però il rischio era grosso, era tanto, non sai, è un attimo dire una parola di più o dirla in maniera sbagliata, per cui ho meditato su questo testo per un anno intero, scrivendo, riscrivendo, accorciandolo, perché era diventata una cosa lunga, 5 pagine, insomma, e, finché alla fine, insomma, grazie anche all'aiuto poi di Guido, ho trovato un po' la dimensione giusta, l'approccio giusto per il testo e per la musica, poi la musica e poi l'ho scritto insieme anche appunto a Guido Guglielminetti. Ancora oggi quando la canto sono un po' nel terrore, nel panico, perché ho sempre comunque la paura che qualcuno si possa alzare dal pubblico e dirmi, sai, ma tu cosa ne sai in fondo? Però devo dire che invece, per mia fortuna, vedo che la canzone viene sempre comunque apprezzata, anzi, molto, molto apprezzata, quindi forse ho trovato non so come, il meccanismo giusto per raccontare la storia di Marco, di questo bambino, questo immaginario, naturalmente di, diciamo, 9-10 anni nella mia testa, che capisce perfettamente in realtà la propria situazione, ma non è in grado di, naturalmente, di parlare o di esprimere certi concetti, certe paure.
e quindi poi viene anche, diventa anche vittima del bullismo. A quell'età, a scuola, quando non capisci, non comprendi un problema, naturalmente diventi un qualcosa di differente, di diverso, e quindi diventi subito preda di qualcuno. E insomma, ho cercato di affrontare tutto questo tipo di problematica e mi auguro di averlo fatto nel modo migliore che potevo. No, sicuramente questo arriva, almeno parlo per quanto mi riguarda. Quindi la sensazione nell'ascoltare, nel riascoltare soprattutto, perché ovviamente poi le cose si comprendono quando le rivivi, le hai in qualche modo. E sì, anche io non conosco la mia famiglia o comunque insomma vicino a me persone di questo tipo, quindi è chiaro che quella cosa che dicevi, ma tu poi che ne sai? No, infatti mi sono dovuto comunque, ho dovuto informarmi naturalmente tantissimo, quindi a parte la storia di Franco Andrea Antonello, ho cercato di metterla poi da parte e di incontrare e trovare storie differenti, anche meno famose naturalmente, non meno sotto la luce dei riflettori, quindi sentire voci diverse per creare questo personaggio, per creare questo Marco. Enza e Nicola, Enza in questo caso. Sì. Enza. Sì. Ciao Massimo, volevo chiederti come mai la scelta del nome Stona? In realtà è un po' quel discorso di prima del rimanere sempre un po' a metà e del non prendersi troppo sul serio. Fin dall'inizio avevo questa idea in testa, quindi ho pensato che la cosa più folle che potessi fare era, per uno che in teoria dice che vuole fare il cantante, era chiamarsi Stona, proprio per non prendersi troppo sul serio. In qualche modo, quantomeno, vedi, riesce sempre a suscitare la domanda che fai tu. Di solito, e poi c'è anche naturalmente un po' di ilarità dietro, voglio dire, ci sono quelli a cui non arriva, mi succede spesso, a cui non arriva l'umorismo, chiamiamolo così, la cosa, e quindi mi dicono, ma fai il cantante, ti potevi chiamare in un'altra maniera, no? E io dico, mi dovevo chiamare l'intonatissimo, se volete. poi invece c'è chi capisce l'umorismo e ci ride sopra. Quindi. Ma questo si chiama l'effetto Mannoia. Esatto. Però guarda, ti posso assicurare che non stoni. Su questo siamo d'accordo tutti. Ma infatti più di una volta Guido mi ha detto, mentre eravamo in studio a registrare, mi ha detto, meno male che comunque... insomma, indicativamente, insomma, non sei Bono Vox, voglio dire, ma comunque sei intonato, canti, perché se fossi pure veramente stonato, siamo finiti, cioè, non andiamo da nessuna parte. Va benissimo. C'è qualche cosa che ci puoi far ascoltare, oppure vogliamo vedere come video, non so, come tu preferisci? Come vuoi, se vuoi vi faccio una versione live così al brucio con la chitarra, se no, se volete vedere il video... Va benissimo così. Speriamo a sentirti. Allora, aspetta, perché sono collegato con le cuffie, se ci arrivo, aspetta. Ecco qua. Ok, allora ti lasciamo in prima insomma, primo piano. Io spero si senta, sai com'è adesso con i volumi, che non sia troppo forte la chitarra o troppo forte la voce, non lo so. Io vado. Io sono Marco, questo è il mio nome. Ti parlo col cuore, perché non riesco a usare bene, correttamente le parole, ma non è che non voglio, non è per timidezza. Ho solo 10 anni e una certezza, che un compagno scomodo che non mi fa star bene e che nessuno ha invitato a questa festa. Da quel giorno, da quando l'ho incontrato, non riesco più a parlare, a chiedere le cose alle persone, nemmeno a bere un bicchiere d'acqua o fare colazione. E mia madre si arrabbiava e urlava per cercare di tirarmi fuori le parole, fosse bastato. Poi si sedeva sul divano e piangeva forte. Io non capivo e mi chiedevo
mamma, che cosa ho io di sbagliato? Poi lei ha parlato con i dottori. Un giorno mi ha preso per mano, piangendo, mi ha detto: amore, tu non sei sbagliato. Ma sembra quasi che qua io sia un alieno, ma sono solo un bambino. Vivo chiuso in silenzio, fra pensieri colorati e curvi, arcobaleno. Io sono Marco, a volte sì, vivo su Marte, per certi viaggi non si parte, mai solo quando si parte. Quello che conta non sono solo le parole che non riuscirò a dire, ma l'amore che porto dentro in fondo al cuore. Quello che non muore, quello che non è un errore, tu abbracciami forte e non aver paura, il mondo lì fuori lo chiamo mostro. Io lo chiamo amore. Con le luci e i rumori iniziavo a dar di matto, ed è per questo che resto qui chiuso in silenzio nel mio mondo astratto. Quando sogno, volo, vado lassù fino su Marte, parto da bambino e torno che sono già grande. Così posso scappare dai miei compagni di scuola, da quelli almeno che mi hanno malmenato, picchiato, derubato, deriso, calpestato, da quelli che mi hanno chiamato mostro, sfigato, perché sono stato anche con la faccia dentro una buca piena di fango, mentre intorno tutti quanti mi guardavano e ridevano. Ma io non ho pianto, perché sono loro, poi ho capito, quelli che oggi hanno perso. Io sono Marco, a volte sì, vivo su Marte, per certi viaggi non si parte, mai solo quando si parte. Quello che conta non sono solo le parole che non riuscirò a dire, ma l'amore che porto dentro in fondo al cuore. Quello che non muore, quello che non è un errore, tu abbracciami forte e non aver paura, il mondo lì fuori lo chiamo mostro, io lo chiamo amore. Sì, perché così almeno in questo mio mondo, perché in quello reale non so nemmeno se potrò diventare padre, ed è per questo che sorrido dentro la mia testa, fra strane creature e mostri da fantascienza. Io sono Marco, a volte sì, vivo su Marte, per certi viaggi non si parte, mai solo quando si parte. Quello che conta non sono solo le parole che non riuscirò a dire, ma l'amore che porto dentro in fondo al cuore. Quello che non muore, quello che non è un errore, tu abbracciami forte e non aver paura, il mondo di fuori lo chiamo mostro, io lo chiamo amore, io lo chiamo amore, io lo chiamo amore. Questa è, devo dire, veramente coglie un altro aspetto nella comunicazione, quindi come dire, ha sempre, cioè sì, come dire, non è arrangiato, come dire, altri momenti, insomma, però quando è così è veramente un brano che riascoltandolo anche da questo altro punto di vista, il raccontato, quello che è poi insomma raccontato di per sé arriva con tutta la forza della parola che, come dire, si fa strada tra le poche note. Sì, io ho scelto proprio questa forma un po' parlata, no? Invece piuttosto che il classico cantato, proprio perché volevo dare più forza a quello che stavo dicendo. A volte il bel cantato, il troppo cantare, distrae, no? E quindi in questo caso il tema era abbastanza, insomma, è sicuramente importante, quindi
stare tra virgolette a perdere troppo tempo a pensare a gorgheggi vario, rischiava di dire giusto questa cosa. Di strano. Sì. Posso dire giusto questa cosa, ma insomma, quando l'ho ascoltato, prima volta non l'avevo capito che era il pensiero di Marco, cioè al primissimo ascolto, sì. Però poi riascoltandolo ed è uscita proprio quella forza che è interna a chi non riesce a esprimere, ma dentro c'è un'energia, un qualche cosa che comprende il reale, certo. Più di quanto noi possiamo credere. Assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa che dà una forza dal punto di vista proprio di espediente narrativo di quello che si vuole raccontare. Al di là delle parole, il semplice fatto di avere questo momento, di entrare dentro quello che è una persona, è un qualche cosa che a tratti mi fa venire i brividi, guarda. Non voglio creare un'iperbole, però è un qualche cosa, no, è un qualche cosa che resta, ecco. Io però volevo dire una cosa, voglio lasciare a Nicola e... no, volevo dire una cosa, le altre due canzoni che hai presentato al nostro contest non è che siano da meno, è un notato non mi ricordo cosa ho presentato. Allora, adesso Anime perse e Santa Pazienza. Sì, okay. Non sono assolutamente da meno rispetto a questa, che ovviamente ha dei sentimenti molto più forti, quindi trasmette delle emozioni differenti. E io per esempio ho ascoltato in rete il disco, il tuo primo disco, e poi ho ascoltato queste tre canzoni, Anime perse e Santa Pazienza, le altre due, ripeto, che non so se sono state composte successivamente al disco o comunque riarrangiate successivamente. Santa Pazienza fa parte dell'album ed è arrivata alla fine del disco, infatti se tu ascolti il disco sono 10 tracce, ce ne sono 9 con, esatto, ritmi un po' sicuramente allegri, esatto, più sul latinoamericano, esatto, anche, no? C'è energia. Santa Pazienza è arrivata all'ultimo, ha rischiato pure di non rimanere, di non finire dentro il disco, e io, nella mia testa era solo voce piano e così è rimasta. Ma infatti io ho notato rispetto al resto del disco un clima, come dire, più intimista, arrangiamenti più delicati, direi minimalisti quasi. Non so, a me questo risultato, questa diciamo direzione è piaciuta moltissimo, devo essere sincero, anche più della resa del disco. Ma questo canto, diciamo che dipende dalla situazione attuale, dalle contingenze, oppure è una direzione che prenderai nei tuoi prossimi lavori? No, penso che è una direzione che prenderò anche prossimamente, perché infatti Anime perse, per esempio, io ve l'ho mandato, è un brano assolutamente inedito, e quello che voi avete ascoltato è ancora, se andiamo a vedere, un demo, deve ancora essere completato, è lì che sta girando nei nostri computer, nel mio, in quello di Guido, e adesso anche nei vostri. siccome nel prossimo album assolutamente mi sto dedicando, e Io sono Marco appunto ne è un esempio estremamente, ancora di più ai testi, proprio, cioè, se nel primo album era stona, io sono qua, mi presento, vi racconto un attimo com'è la mia vita incasinata e vediamo cosa succede. Adesso invece, a partire da Io sono Marco e anche da Anime perse, sto cercando di guardarmi intorno e raccontare invece quello che vedo, e quindi voglio dare molta più importanza ai testi. Questo non vuol dire che non dai importanza alla musica, ma sto cercando di, stiamo imparando con Guido la lezione del è più importante togliere che aggiungere, perché dai più valore a quello che dici. Se si chiama addizione per sottrazione, infatti. Devo dire una cosa, è una mia impressione, ma quando ho ascoltato queste canzoni ho avuto diciamo quasi un tuffo al cuore, ho pensato ad un altro cantautore piemontese, l'ho pensato per un momento, è ovvio che posso sbagliarmi, sarà stata l'impressione del momento, però ho pensato per un momento a un nome che si chiama Gianmaria Testa, che tu penso conoscerai. Ha lavorato anche con Guido, in effetti.
ho sentito tre note e ho avuto l'impressione, cioè ho pensato automaticamente a Gianmaria Testa, che è un mostro sacro, voglio dire, un cantautore che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, è davvero uno dei grandi degli ultimi 50 anni, 30 anni, e quindi era giusto una testimonianza questa qua, che però ripeto, io ho avuto questa sensazione ascoltando le prime tre note della, credo che fosse proprio Anime Perse, credo. Quindi era una testimonianza che ho pensato fosse giusto riportartela. Beh, ti ringrazio. Gianmaria Testa conosco qualcosa, ma ammetto di non aver neanche più di tanto mai troppo ascoltato. So che ha lavorato anche con Guido, hanno scritto delle cose insieme, quindi magari è rimasto qualcosa nell'aria, io ho captato, non lo so. Sì, guarda, se lo ascolterai ti renderai conto, forse spero di che tu abbia la mia stessa sensazione. Va bene, entra. Massimo, io volevo chiederti se dopo questa pausa, immagino forzata, se hai dei progetti live, già qualche programma a parte la registrazione del disco. Beh, allora, io praticamente l'ultima serata che ho fatto era a Roma, al premio Al De André, al Parco della Musica, era gennaio, dopodiché non ho più fatto niente, è finito tutto. Adesso ho martedì, questo che viene, martedì 18, ho pazientato, ho aspettato e ho una bella serata per ricominciare a fare un po' di musica dal vivo. Poi, come forse ho capito dal gruppo precedente a me, devo andare poi a Sanremo perché ho anch'io la finale di Sanremo Rock, e poi avrò, per esempio, dovrò andare a Sassuolo per il Bertoli, dove anche lì ho presentato Io sono Marco, e poi comunque insomma mi sto un attimo ricominciando a dedicare a fare un po' di serate dal vivo. Sicuramente sono pienamente deciso a non voler più fare, per intenderci, la classica, la seratina così allo sbaraglio. Vorrei cercare di fare anche meno date magari, ma un pochino più belle, concentrate in qualche location dove comunque le persone vengono, ti ascoltano, hai un certo tipo di piacere nel dialogare, insomma. E quindi di sicuro farò magari meno date, ma cerco appunto di farle un pochino più, usiamo il termine di livello, ma solo per farvi capire, cioè, fare un qualcosa un pochino più di che metta in rilievo un po' le canzoni, capito? Se vai a fare le serate quando sono le feste di piazza che nessuno ti ascolta, capito? Quello intendo dire. Tutto lì. Però in ogni caso vorremmo strapparti una promessa che un giro da noi, quando sarà il caso, te lo farai. Volentieri, assolutamente. Adesso io non so lì come siete messi a festival, a feste, a situazioni, ma più che volentieri, assolutamente. No, diciamo che questo contest è nato dal vivo, per cui speriamo che l'anno prossimo sarà dal vivo, ok, certo. Vivo. Quindi quest'anno è come dire, un anno di magra. Lo so. Ci siamo inventati questa nuova forma, almeno per noi, voglio dire, non dico in assoluto. Sì. È stato anche, se andiamo a vedere, interessante, nel senso, a giugno ero, per mia fortuna, fra i vari finalisti per il concertone del 1° maggio. Abbiamo dovuto inventarci nell'arco di, perché non si sapeva ancora a giugno, ad aprile, scusa, il tempo qua è talmente incasinato che non riesco più a capire, era aprile. Ad aprile eravamo in corsa per la finale del 1° maggio, no? E ancora tipo al 20 di aprile non sapevamo, per il 1° di maggio, come avremmo fatto sta cosa. Abbiamo dovuto inventarci nell'arco di 10 giorni, una settimana, tutta questa cosa, come stiamo facendo noi adesso, no? Di usare i vari social, visto che ce li abbiamo, li usiamo sempre per del mucchio di stupidate, usarle per qualcosa di concreto. Ci siamo comunque
inventati un format con i video, insomma, che è stato anche carino, interessante. Quindi per una volta, io che sono abbastanza su certe cose un po', non ti dico antisocial, quello no, però insomma non è che sono lì che sto tutti i giorni, proprio no. È stato utile, quindi benvenga, dai, quando lo si usa così. È vero, è vero. Sì, questa è stata un po' la nostra condizione, perché è chiaro, siamo un contest piccolo da questo punto di vista, nato da poco, però, per dire, per quanto ci sia questa condizione, organizzarlo, ovviamente bisogna partire ben lontani, quindi già a maggio, forse certo. È già tardi. E ovviamente cosa sì. Organizziamo? E quindi vabbè, quest'anno cerchiamo di trovare la miglior formula, proprio per quello di non dire di sospenderlo e di permettere, sacrificando un qualche cosa che il live sicuramente, che insomma è il cuore, è la forza di tutto, sacrifichiamo sì, ma cerchiamo di pensare, sfruttando quello che dicevi tu, un qualche cosa che forse molte volte è un'accezione negativa o comunque molto, molto leggero, insomma, forse di trovare un modo di comunicazione diverso. E questo siamo qui questa sera. Massimo, possiamo ascoltare un altro brano? Non so, vi volete sentire non so, come, o Santa Pazienza o Anime Perse, come volete. Vi posso far sentire una versione di Anime Perse con la chitarra, assolutamente improvvisata. Assolutamente, assolutamente sì, preferiamo assolutamente sì. Poi ci concediamo, ti salutiamo e... Ok, la faccio con la chitarra, perché prima ero giù di... io ho il mio studio in casa, ero pronto al pianoforte per fare eventualmente qualcosa, poi ho visto che non prendeva bene la connessione, allora sono corso di sopra e quindi ho solo la chitarra, insomma vediamo cosa succede. Va benissimo. Per tutte le anime perse, questo è un pensiero, un gesto, una preghiera, per ogni giorno che Dio manda in terra, e per chi se n'è andato forse troppo presto. Per tutte le volte che hai perso, e per ogni ricordo ormai lontano, se bastasse questa canzone per riaverti vicino, cosa non farei? Se calasse la notte a cambiare tutto, anche le stelle lì nel cielo. Vorrei poterti vedere, poterti sentire, prenderti per mano, portarti lontano, guardare nei tuoi occhi e saperti felice. Se solo qui ci fosse un po' più di luce, tra i miei momenti di buio e la tosse. Noi siamo tutte le anime perse di questo mondo, e ci terremo per mano finché non finirà il nostro tempo, quello che ci hanno dato, quello che ci hanno concesso. Per tutte le lacrime perse e per tutti i desideri nascosti, sarebbe bello vederli fiorire. Dimmi cos'è che in fondo tu non faresti. Io cosa non farei? Se calasse la notte a cambiare tutto, anche le stelle lì nel cielo. Vorrei poterti vedere, poterti sentire, prenderti per mano, portarti lontano, guardare nei tuoi occhi e saperti felice. Se solo qui ci fosse un po' più di luce, tra i miei momenti peggiori e questa tosse. Noi siamo tutte le anime perse di questo mondo e ci terremo per mano finché non finirà il nostro tempo, quello che ci hanno dato, quello che ci hanno concesso. Vorrei poterti vedere, poterti sentire, prenderti per mano, portarti lontano, guardare nei tuoi occhi e saperti felice.
Se solo qui ci fosse un po' più di luce, fra i miei momenti peggiori e questa tosse, e siamo tutte le anime perse di questo mondo e ci terremo per mano finché non finirà il nostro tempo, quello che ci hanno dato, quello che ci hanno concesso, con tutto quello che a volte ci hanno chiesto. Grazie Massimo, ti leggo solo un messaggio. Grazie a voi. Sariro, ci bastano le parole, piano chitarra è indifferente. Grazie ragazzi, veramente. Grazie a voi. Al lupo per i tuoi impegni, insomma, e di cuore da qui da qua, insomma. Vi assicuriamo, quelli che possiamo assicurare, guarda, che siete famosi già da Quara, voi tutti. Addirittura. Sì, perché guarda, noi sin dall'anno scorso abbiamo creduto in questa formula di non creare un contest e la selezione fosse di quei 3-4 nomi che organizzano, potrebbe essere io, Enza, Puro, Giorgia, no. Abbiamo cercato di condividere questa cosa con l'intera nostra comunità, innanzitutto. Il nostro è un piccolo paese, la quindi 1400 anime, quindi... ma di condividere innanzitutto con la nostra comunità per rendere, far sentire propria la manifestazione, ma non solo, ma anche con i paesi limitrofi e buona parte della provincia di Salerno. E quest'anno, vuol dire, la fase di selezione è andata a 268 persone, passata, quindi iniziale. E non ti posso negare, molte volte si creavano anche le cose, hai sentito quel brano, chi ti piace, chi non ti piace, una discussione. No, io sono per Guelfi e Ghibellini alla fine, fino alla morte, sarebbero italiani. Beh, è il bello della musica, dai. Anche in questo caso, no, tu non hai capito. Quindi è un qualche cosa che si ascolta nei vostri brani, quindi certo, questo vuol dire è una piccolissima cosa, però è la forza della musica. È la forza della musica che unisce le persone di ogni fascia di età, di professione, di quelle che possono essere i vari singoli interessi. E questo. Possiamo garantire dal nostro piccolo paese del Cilento, della nostra manifestazione, che vi conoscono già. Quindi la cosa che ci dispiace è che, per esempio, l'anno scorso, l'esperienza dell'anno scorso, è vedere poi arrivare come rockstar i ragazzi da Orvieto, Forlì, Foggia, che vennero l'anno scorso, e tanti altri. Quindi questa è una cosa che sicuramente è un po' un handicap, ma poi dire, diciamo, in qualche modo siamo sicuri che questa emozione che tu riesci a trasmettere, tu e ovviamente tutti gli altri, insomma, partecipanti, questo da noi è arrivato, e l'intera comunità nostra, la manifestazione tutta, vi fa i migliori auguri per il vostro percorso personale, artistico, insomma, e di vita per molti, di tutti noi, insomma, e di tutti voi. Certo. Non so, Enzo e Nicola, se hanno qualche cosa, io inizierei a preparare la sigla, così ci concediamo, e mi vado a riposare, perché è una giornata intera che sto girando per il nuovo video che va in onda dal sole. E quindi andrei un po' a riposare. Non so, no, solo un grosso grazie ed un in bocca al lupo, solo questo. Sì. Per tutti gli altri, grazie a voi. Per tutti i gruppi che fate, sicuramente con certo. Più importanti del nostro, quindi vi facciamo, come dire, i migliori auguri e che, insomma, ne possa venire il meglio da questo punto di vista, insomma. Non so, grazie ragazzi. Provate a parlare, perché io inizio a avviare un po' la sigla. Possiamo chiudere con la chicca di Nicola, i tre dischi che porteresti su un'isola deserta, Massimo. Ah sì, questo è un gioco che stiamo facendo. Cosa ti porteresti su un'isola? Tre. Mi porterei. Guarda, io sono un grande collezionista di dischi, proprio vinile, intendo dire. Quindi, per esempio, il primo che mi porterei è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. The Stranger, questo è veramente un disco per me fondamentale, bellissimo. Poi adesso, per esempio, adesso potrei tirarne fuori, guarda, mi basta tirare fuori i primi tre che ho qui e va benissimo.
Mi sentite? Non è un caso che lei ha portata di mano. Ok. Poi, per esempio, un altro che mi porto sicuramente è questo. Allora, te la faccio vedere. Si vede? No. Questo è Western Star di Bruce Springsteen. Vi faccio vedere. Questo lascia Nicola. L'uomo dentro. Vedete l'uomo dentro. L'uomo. E poi... e poi se parliamo di musica italiana, vabbè, ce n'è quante ne vuoi. Il primo che vedo qui in alto, ed è un album che mi piace tantissimo, io lo adoro, è veramente uno degli album più belli del buon Antonello Venditti, che è Sotto la pioggia, dove c'è una delle mie canzoni preferite, che è Dimmelo tu cos'è, è un pezzo fantastico. Quindi, per esempio, ho preso i primi tre, ma va benissimo. No, ma infatti, sì. No, cioè, non è un caso che tu li abbia portata di mano, cioè, sempre, esatto. Grazie ancora a Massimo. Dai. Enzo e Nicola, grazie, il prossimo appuntamento. Sì, ci vediamo il 16 con Federa. Solo con Federa, ci vediamo. Per ora sì. Signori, quello che sarà sarà. Grazie ancora e alla prossima. Sarà. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.